Come conquistare stimolando tensioni emotive? In questo video voglio spiegarti come fare a conquistare stimolando tensioni emotive. Prima di affrontare il tema però iscriviti a tutti i miei canali YouTube, ovviamente Massimo Tramasco, ma anche il nuovissimo canale eh, Esoterismo e Spiritualità con Massimo Tramasco e anche gli altri canali, Felicità, Benessere, Amore, Autostima e Crescita Personale. E ti ricordo di attivare la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Ma veniamo al tema. Veniamo al tema e il tema è proprio quello di come stimolare emozioni eh, attraverso le tensioni emotive. Noi, quando comunichiamo, l'obiettivo dovrebbe essere quello di dare emozioni, perché nel momento in cui diamo emozioni, riusciamo a. Diciamo, a coinvolgere la persona che ci interessa. E ovviamente, noi parlando usiamo prevalentemente la parola, la parola interessa la sfera logico-razionale, però anche la parola può essere mh, investita, diciamo così, di un'emozione di un se viene utilizzata eh, in modo particolare, cioè eh, andando a, ad amplificare emozioni già presenti all'interno della persona. Quindi generare tensione. La tensione è proprio quell'elemento che eh, la parte emotiva riconosce piacevole, la parte logica un po' meno, però la parte emotiva lo riconosce piacevole. Quindi, se noi vogliamo conquistare, se noi vogliamo sedurre la persona che ci interessa, dobbiamo iniziare ad utilizzare delle parole che possano creare emozione, delle parole che possano creare tensione. Perché questo è l'unico modo vero per. Eh, coinvolgere qualcuno in che modo possiamo eh, utilizzare e creare delle tensioni beh teniamo presente che ad esempio ci sono persone eh, che vivono in qualche modo eh, come dire una sessualità legata più alla sfera emozionale eh, una, e quindi eh, la sessualità spesso rappresenta un veicolo di tensione ovviamente per creare emotività dobbiamo parlare di sesso indirettamente all'interno di un discorso. Possiamo utilizzare parole del tipo: Ma eh, adesso voglio fatti penetrare bene da questo discorso e lascia che ti entri dentro eh, e che possa attecchire dentro di te. Oppure dobbiamo penetrare il mercato con questo nuovo prodotto. Ecco tutte queste. Frasi, diciamo, eh, fanno sì che eh, par le parole vengano anche, diciamo, disinnes disinnescano una valenza logica, perché la parte logica l'interpreta da un punto di vista logico, ma la parte emotiva lo interpreta da un certo punto di vista emotivo, quindi va a collegarlo a una carica sessuale. E eh, ovviamente la sessualità, se non viene espressa, non viene manifestata, genera delle tensioni. Um, ad esempio potrei dire avrei da fare, dovrei parlarti avrei da fare un discorso lungo sarà, penso sarà duro dirti tutto questo ma dovrò farlo um, oppure ho un grosso argomento per le mani che do dobbiamo dipanare <coughs> e tossisco e insomma anche questa è un'altra metafora diciamo legata al fallo eh, altre parole che noi possiamo utilizzare sempre in modo indiretto in modo subliminale per generare tensione quello legato al piacere eh, dovresti venire a casa prima eh, e fare tutto quello che devi fare oppure eh, delle frasi diciamo dovresti aprirti un po di più Lasciati andare per affinché questo discorso possa veramente entrare dentro di te fino in fondo. Ecco, vanno utilizzati, diciamo, nel modo giusto questi stimoli. Comunque, possono essere di due tipologie, fondamentalmente. Noi possiamo dare stimoli <coughs> eterattributivi, cioè che eh, diciamo qualcosa legata all'esterno, che può essere collegata alla persona, potrebbe essere il padre, la madre, una persona esterna. Ma, eh, e quindi questi stimoli etero attributivi, etero nel senso eteros, diverso, vuol dire che sono legati a, eh, diciamo, eh, a fatti, a un referente esterno fondamentalmente. Però noi possiamo anche stimolare utilizzando degli stimoli legati direttamente alla persona quindi stimoli autoattributivi cioè legati direttamente alla persona andare a stimolare veramente magari le inefficienze della persona dovute alla persona stessa questi simboli, diciamo, queste tensioni emotive hanno una forte, un for una forte valenza perché vanno ad alimentare e ovviamente noi possiamo utilizzare Diciamo questo linguaggio metaforico, poi in diversi settori, non, non andare a stimolare soltanto la sessualità. Ho fatto un esempio con la sessualità, però ci sono anche altre aree esistenziali che possiamo andare a stimolare, ad esempio la famiglia d'origine. Se noi diciamo, ad esempio, eh, che ne so, l'azienda madre è stata tradita eh, perché bla bla bla, oppure ecco è. Quindi inserire parole legate alla madre, al tradimento della madre. Molte persone hanno vissuto, hanno percepito di aver vissuto un tradimento, oppure l'azienda madre ci ha tradito. Oh, hanno vissuto, ad esempio, molti uomini. Il tradimento da parte della madre. Tu stai parlando dell'azienda, ma dici l'azienda madre ci ha tradito e quindi eh, è come se dicessi la madre ci ha tradito. Se lui ha percepito, ha vissuto, diciamo così, un tradimento delle aspettative da parte della madre, sicuramente questo eh, può andargli a dare, andargli a dare emozioni. Ehm, potrebbe essere legato al diciamo ai rapporti anche nel danaro, nel lavoro. Ehm, ad esempio co come, va, come sta andando il tuo lavoro un lavoro ehm, quali sono i rapporti col denaro ad esempio sono tutte altre frasi che noi possiamo utilizzare per cercare di capire lì dove possiamo rendere un servizio emotivo alla sfera emozionale diciamo che eh, lì dove riusciamo a eh, rendere un servizio emotivo alla sfera emozionale attraverso la parola questa comunicazione da verbale diventa non verbale e quindi noi stiamo dando emozioni fondamentalmente e la, la parte emotiva della persona, della persona che in questo caso ci interessa, eh, inizia a percepire, diciamo, a percepirci come significativi perché gli stiamo dando un quid di emozioni queste emozioni vanno sicuramente a rappresentare quanto eh, sia importante per questa persona. Ecco quindi, che. Agendo in questo modo noi possiamo ottenere tutti i risultati che vogliamo in modo anche molto molto rapido. Bene, eh, ti ricordo che per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, eh, metti un like, condividilo con i tuoi amici e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare scegliendo tra diversi livelli di abbonamento, abbonamento live per partecipare alle live, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e video registrazione e seminario dal vivo, abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. E, e ti ricordo ovviamente di iscriverti anche al mio nuovissimo canale Esoterismo e Spiritualità con Massimo Tramasco, canale che spero ti piaccia e possa darti qualcosa di positivo. E per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo video, ciao!